Parliamo di gender, ecco, dicevamo la teoria gender è quella teoria per cui adesso il genere non è più un qualcosa di definito biologicamente, ma si può liberamente scegliere a seconda della propria inclinazione. Queste nuove teorie hanno generato allarme, ma una filosofa ci dice che in realtà non c'è nulla da preoccuparsi, è tutto sotto controllo. Vi presento Michela Marzano, buonasera professoressa, insegna filosofia a Parigi, è deputata del PD e sta per uscire con un libro che si intitola proprio Parapà, mamma e gender, si dice gender, no? O Gender. gender, gender. Allora, ha sentito questi genitori? Condividi le preoccupazioni? Allora, c'è molta preoccupazione in giro. Allora, per quale motivo? Probabilmente perché c'è una scarsa informazione, ovvero peggio una disinformazione. In questi ultimi mesi è circolato moltissimo materiale che è stato messo in giro attraverso Facebook, Twitter, WhatsApp, in cui c'erano proprio dei video che sono stati girati in cui si diceva, si annunciava ai genitori che d'ora in poi si sarebbe insegnato ai bambini che potevano scegliere se diventare uomini o donne, maschi o femmine, la masturbazione precoce e così via. Sì, nelle scuole, con Nelle l'educazione scuole, sessuale. come? Non è E vero? allora, il discorso è che se io avessi veramente immaginato che fossero queste le informazioni, mi sarei preoccupata anch'io. Il problema è che tutto questo in realtà è stato montato, perché quando si parla di educazione, di genere, si tratta semplicemente di cercare di aprire l'orizzonte dei bambini, lottare contro gli stereotipi sessisti oppure gli stereotipi omofobi e cercare di fare in modo che diminuisca, per esempio, il bullismo. Allora, mi dica, partiamo dall'inizio. Che differenza c'è tra sesso, genere e orientamento sessuale? Allora, grande e difficile questione. È proprio lì che casca l'asino per certi aspetti perché si fa molta confusione. Allora, il sesso è semplicemente l'insieme delle caratteristiche biologiche, genetiche, fisiologiche che ci permettono di distinguere il maschio dalla Il femmina. Esatto. corpo del maschio e il corpo della femmina. Poi, quando si parla di genere, si parla di quel qualcosa che viene aggiunto. Allora, in che senso? Intanto bisogna distinguere identità di genere e stereotipi di genere. L'identità di genere è quel sentimento profondo, precoce e duraturo che fa sì che ognuno di noi si senta effettivamente donna oppure uomo. A questo bisogna aggiungere poi gli stereotipi di genere, che sono un'altra cosa, nel senso che indipendentemente da come mi sento, talvolta si immagina di doversi comportare in un certo modo, per cui tendenzialmente si dice questo non è da maschio, questo non è da femmina, mentre i bambini hanno tendenza per esempio a giocare o a non differenziare necessariamente i colori. Ma se io non insegno che è legittimo per una bambina vestirsi di azzurro ed è legittimo anche amare il rosa quando si è dei bambini, si creano delle confusioni. Quindi questi sono gli stereotipi di genere che tendenzialmente sarebbe anche bene decostruire, perché non è detto che se uno ama il rosa o il celeste ha problemi di identità, anzi, è Cioè, un bambino che semplicemente. gli piace il colore rosa non è gay necessariamente. Assolutamente no, anche perché lì entra in ballo, scusi, la terza cosa, l'orientamento Ah. sessuale, che è ancora un'altra cosa. Allora, l'orientamento sessuale vuol dire il fatto di essere attratti emotivamente o anche sessualmente da un'altra persona. Allora si parla di eterosessualità quando siamo attratti da una persona dell'altro sesso, oppure si parla di omosessualità quando siamo attratti da una persona dello stesso sesso. Però il fatto di essere attratti da una persona dello stesso sesso o dall'altro sesso non vuol dire che io abbia delle incertezze rispetto a chi io sono. Cioè io posso essere una donna convinta di essere donna attratta da altre donne e posso essere un uomo convinto di essere uomo attratto da altri uomini. Senta, è giusto, no? A casa ci sarà un padre, una madre che dice, beh, se gli mischiano così le idee in classe, non è che questo mi diventa omosessuale, non è che mi diventa. Cioè, in fondo uno è nella storia, nella nostra tradizione, in quello che facciamo, che sempre al bambino gli diciamo quando va a prendere la bambola, gli diciamo no, guarda, quella è da femmina. Se non glielo dicono i genitori, glielo diranno i compagni di classe. Alla fine non si viene indirizzati in ogni caso verso, non dico degli stereotipi, ma verso delle categorie culturali. Allora, il problema è che la confusione c'è, cioè non è che la si crea. Quando dico che la confusione c'è è perché capita che ci siano dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, delle ragazze che si sentono in difficoltà perché sentono di non corrispondere a determinati stereotipi e a quel punto scatta un meccanismo in cui ci si interroga chi sono.
verso dove voglio andare, è giusto, è sbagliato. Quindi l'idea di introdurre insegnamenti di educazione sessuale, educazione all'affettività, uguaglianza e così via, è semplicemente per evitare che determinati bambini e bambine si trovino poi emarginati. Guardi, le do un esempio molto, forse anche un po' brutale. Sì. Quando si sente emarginare un bambino perché i compagni lo trattano da frocio, questo bambino magari è omosessuale, ma magari non lo è nemmeno, però l'insulto è qualcosa che impedisce, che blocca. Allora l'idea di cercare di inserire questo tipo di insegnamenti è proprio per cercare di evitare che ci siano dei bambini che siano feriti, che siano messi da parte e che quindi non si accettino perché non corrispondono appunto a determinati stereotipi. Le pongo una delle questioni più sentite dalle persone che contrastano questo tipo di insegnamento. La sessualità dei bambini è un tema che va trattata in famiglia e non a scuola. Sono io che decido quale deve essere lo sviluppo culturale anche di mio figlio o di mia figlia. Allora, che ci sia un rapporto particolare con i propri figli da parte di tutti i genitori è verissimo. Il discorso però è che un conto sono i discorsi che ci sono poi in famiglia, altro conto è l'educazione che viene fatta a scuola. Allora, non si tratta di intromettersi, non si tratta nemmeno di cambiare i valori, come si sente dire, non si tratta di dire mamma e papà non valgono più, ho sentito prima genitore 1, genitore 2, no, non si tratta di niente di tutto ciò. Si tratta semplicemente di far capire che anche all'uguaglianza si viene educati. Allora, a nessun genitore verrebbe in mente di discutere l'insegnamento della matematica, 1 più 1 uguale 2, siamo tutti d'accordo. A nessun genitore verrebbe in mente di discutere l'insegnamento di Nietzsche. Uno può considerare che è un filosofo particolare e che è meglio insegnare Sant'Agostino, però ciò non toglie che fa parte della cultura generale. Ora, per quale motivo ci dovrebbe essere un problema nel momento in cui si cerca di scardinare gli stereotipi? Cioè, per esempio, di dire, guardate, l'omosessualità non è inferiore all'eterosessualità, è diversa, è un altro modo di sentire, è un altro modo di avvicinarsi alle altre persone, ma non c'è un superiore o un inferiore. Il problema non si tratta di dire tutto si equivale, come talvolta si sente dire, ma si tratta semplicemente di eliminare e scardinare le gerarchie. Per secoli ci si è sentiti ripetere l'eterosessualità è la norma. L'omosessualità è una devianza. Se noi continuiamo e restiamo all'interno di questi meccanismi, noi tagliamo fuori, scartiamo un pezzo di umanità. E siccome siamo in una cultura dello scarto, la cosa importante è essere inclusivi e non scartare. Questa filosofa, io credo che oggi si sia ricreduta dal momento che dall'Europa ci fanno sapere che non si dovrà più dire padre e madre, ma si dovrà dire genitore, non si dovrà più dire marito e moglie, ma si dovrà dire coniuge e via discorrendo. E io credo che ci sia andato molto oltre rispetto a quello che pensava questa filosofa e che forse i genitori avevano ragione ad avere qualche preoccupazione. Ricordo anche che se per norma si intende ciò che appartiene alla maggioranza, effettivamente bisogna dire che eterosessualità è la norma, perché l'omosessualità appartiene al 5% della popolazione. Quindi essere una minoranza non significa che non si debba avere diritti di inclusione e di rispetto, ma non si può parlare di norma per un fenomeno che appartiene al 5% della popolazione. Una popolazione che rappresenta il 5% della popolazione mondiale, 5%, deve essere rispettata. No, la Walt Disney dice: da domani il 50% dei personaggi Disney sarà LGBTQ+. Prima il 50%, ma perché? A parte che poi bisogna cambiare trama a tutte le favole Disney, perché ad esempio 3 nani su 7 non cagheranno più Biancaneve, andranno dritti sul principe. 3 sul principe, 3 su Biancaneve, 1 al cavallo, così non facciamo torto a nessuno. La biologia è stata così accantonata, non esiste più la biologia, no? Una volta ti insegnavano, se hai l'uccello sei un maschio, se hai la patata, la patatina, sei una femmina, facilissimo, finita lì. Adesso no, dipende dal pronome. E allora un nuotatore mediocre, in base a questo criterio, si è svegliato una mattina e ha detto, ma io
mi sento che quasi quasi userei un pronome femminile. Mi sento una donna. E allora si è presentata ai campionati di nuoto, l'hanno fatto nuotare con le femmine. Ma guardate, guardate lo stacco, Bellini, guardate. C'è la differenza che passa tra un mio libro e un libro di Salvaggio Lucarelli, guardate. E come si fa? C'ha quest'eli, capelli che lo fa andare più veloce sott'acqua. E poi finché si tratta di nuoto, è ancora niente, ma ho letto di un pugile trans che ha fracassato il cranio in America a una pugilessa, perché c'è anche una differenza proprio di potenza fisica, vedete? Che qua si esprime nei glutei, no? Vedete? Perché quando uno è abituato a spingere, no? Vedete che... E poi questa qua gliela devo raccontare, perché è un genio del male, eh? È un genio del male, tanto di cappello. Praticamente finisce di nuotare, vince il suo medaglione, no? E poi entra negli spogliatoi, no? La sai già, Benin? E una gli va dietro, apre la porta, e lei era lì che si tampinava tutte le nuotatrici, ma proprio dava su di brutto a tutte le nuotatrici. E sta qua, la guarda e gli dice: prima che cazzo fai? Hai detto che ti senti una donna, cosa stai facendo? E lui ha detto: Belin, sono lesbica. Vi giuro che l'ha detto, ve lo giuro! È davvero così come ci raccontano? Non esiste maschio, non esiste femmina, ma esiste semplicemente come ci si sente? Se una persona nata maschio si sente femmina, è davvero una femmina? Se una persona femmina si sente maschio, è davvero maschio? È davvero come ci racconta che non siamo più maschio e femmina, ma siamo persone assegnate maschio alla nascita? Persone assegnate femmina alla nascita. Giorgio ci manda un messaggio e dice: caro Andrea, se pensi utile per il notturno una barzelletta, un ragazzo parla con un suo amico della sua famiglia e dice: io sono gay, mio fratello è anche gay, e l'amico gli chiede: ma nella tua famiglia c'è qualcuno cui piacciono le donne? E lui: sì, certo, a mia sorella.